per una destra sarfattiana e filoebraica, per una destra femminista, per una destra che riconosce al partito di Giorgia l'enorme capacità ad aver espresso una donna, o di una donna ad aver espresso la costituzione di un partito, unico partito in Italia ad avere, ad essere stato conformato e costituito da una donna, piuttosto che dalle posizioni femministe ma inefficacemente attivate delle sinistre che mai hanno saputo farsi dirigere da una donna. Siamo per una destra che si ponga come spazio di riflessione critica per la destra e per tutti coloro che vogliono interagire con questo pensiero. Siamo per una destra che non offre ad Esra un'abitazione stanziale, ma piuttosto un percorso di wanderer, di viandante nomadico. Siamo per una destra estetica, siamo per una destra gozzaniana, dove D'Annunzio alloca sensatamente, ma resta rispetto a Gozzano una posizione di minore rilevanza. Siamo per una destra che coglie e raccoglie i valori cristiano-cattolici. Per una destra della famiglia dove ogni persona è già se stessa famiglia, per una destra che non crede nella mononuclearità della famiglia, ma crede in una famiglia complessa e sterminata, dove non si fugge ma si cerca la dipendenza come fonte d'affetto, come fonte di diffusa relazione affettiva, cui le persone sono e stanno quali elementi cointessuti. Siamo per una destra niente affatto nuova, ma anzi antica, antichissima, così antica da sembrare apparentemente==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 
e realmente ipernova. Siamo per una destra iperintellettuale, raffinata, riflettente. Siamo per una destra che riscopre i valori del fare a scuola, dello sperimentare, del cantare, del dipingere, dell'artigianità, artigianalità, scusate. Siamo anche per una destra che accoglie l'errore, lo supera e lo trasforma in un portato di grande valore. Siamo per una destra antispecista e animalista. Siamo per una destra che trova in Nietzsche, nel suo pensiero, in Goethe, uno spazio immenso di riflessione. Siamo per una destra transnazionale. Siamo per una destra che vede nei valori della lingua i propri strumenti di riconoscimento. Siamo per una destra colta. Siamo per una destra che si offre come baluardo alla permanenza di una relazione fondante.
con la Chiesa quale madre del patrimonio artistico italiano. Siamo per una destra che coglie in ognuno la natura divina. Siamo per una destra che non chiude i figli nella proprietà, ma che vede nella madre una mandorla traghettatrice e del padre un adottante. Siamo per una destra che si schiera radicalmente contro ogni sorta d'affitto, contro ogni sorta di acquisto e di vendita, contro la plutocrazia che arriva agli estremi brutalizzanti di trasformare il corpo in oggetto. Siamo contro ogni sorta di utero in affitto, da che coloro che non possano aver figli, figli possono comunque aver, perché tantissimi sono i bambini e le bambine adottabili, per cui ci pare di assoluto pervertimento la possibilità assolutamente albionico americana e quindi aborribile di fare dello utero uno spazio di affitto e di vendita. Siate piuttosto genitori, che sempre la genitorialità si manifesta come adozione di bambini e bambine prive di reali genitori. Siatelo, divenitelo voi, piuttosto che cadere nell'aborribile e aborrita pratica della trasformazione in oggetto di vendita e d'acquisto del corpo di qualsiasi essere umano, in primis della donna. Siamo per una destra egualitarista, sociale, antiplutocratica. Siamo pronti ad ogni sorta di riflessione, siamo per una destra antidemocratica. Se la democrazia deve essere semplicemente un paramento fittizio a coprire il potere monadico della plutocrazia, se deve essere semplicemente l'ipocrita maschera a una struttura dittatoriale sostanzialmente strutturante la relazione fra i cittadini e il potere, siamo allora piuttosto per una dittatura conclamata, rispetto alla quale, come diceva l'amato Carmelo Bene, solo è possibile sviluppare un pensiero critico esteticamente valido. Siamo per una destra liberale, se il liberalismo vede nel denaro il sommo potere che cosunque può trasformare in oggetto di vendita d'affitto. Siamo per una destra profitofilica, amante le piante, amante gli alberi, aspirante a una condizione simile a quella libera delle piante, per un'umanità che riesca, stando al sole, a nutrirsi, per un'umanità non inquinante, non invasiva. Siamo per una destra che, piuttosto che portare a un inquinamento definitivo della terra, programma una sensata estinzione felice e scomparsa della razza umana. Siamo per una destra super intelligente, per una destra che trova hegelianamente nel nemico una sensata occasione di interazione, di scambio, e
che vede il nemico stesso come ciò che non può essere che presente, in quanto nella dialettica si esplica la possibilità di un superamento. Siamo per una destra che, nonostante sputi su Hegel, recupera. Siamo per una destra anche kantiana, per una destra anche femminista, per una destra che ama raccontare, per una destra che situa. Siamo per una destra carlalonziana, sarfattiana, che aspira a una posizione di preminenza della donna nella società. Questa è la nuova destra che si delinea e che si offre come interlocutore raffinato alle attuali destre di possibile governo. Una destra intellettuale, ricca di sollecitazioni per qualsiasi forza culturale, politica, sociale abbia intenzione di fare riferimento ad essa. Grazie.